Allora, noi stiamo rivedendo ormai da mesi la normativa sui mercati in area pubblica per il superamento del DURC, che già sospeso 2 anni da Regione Liguria in un momento di crisi economica ha creato non pochi problemi. Oggi, in queste ultime ore, tra l'altro, si è ribaltato stamattina un parere del CAL che era stato proposto negativo dal Comune di Ricordiamolo, il Genova, CAL, il Consiglio delle Autonomie Locali, eh? C'è stata una lettera dell'assessore comunale, di Piazza Genova, sì. di Genova, in cui si diceva che il provvedimento, quantomeno la bozza di provvedimento da voi sottoposta, non andrebbe bene per una serie di motivi. Invece cosa è successo? Beh, è successo che sostanzialmente invece di esprimere parere negativo, il CAL alla fine ha espresso parere positivo, condizionata delle modifiche, ma è stato un segnale assolutamente positivo, intanto perché vuol dire che questo problema che Regione Liguria intende affrontare sulle orme anche di quello che ha già fatto in passato Regione Lombardia e di quello che stanno cercando di fare altre regioni come la Toscana, che nelle ultime settimane ha sospeso il ritiro delle licenze perché sarebbe stata una vera e propria mattanza quest'anno, e quindi su Regione Liguria vuol dire che se non entrerà una nuova legge, da qua a fine anno verranno ritirate oltre 1500-1700 licenze. La preoccupazione dei commercianti regolari, quelli che hanno sempre pagato o almeno hanno provato a farlo, magari anche con molti sacrifici, è quella che sia i colleghi in difficoltà che non hanno pagato magari negli ultimi anni per oggettive difficoltà legate alla crisi, e quelli che invece non pagano perché non vogliono pagare, siano poi assolti tutti insieme. Ecco, come pensate di dividere queste due categorie? Intanto devo dire che chi ha pagato e quindi è in regola già da Sì, subito. certo. Nel nuovo sistema, quello della carta dei servizi, che diventa una legge regionale invece che una legge nazionale, cos'è il DURC, quella che è il DURC, ci sono due elementi secondo me molto positivi. La prima è che comunque viene consentito agli operatori di potersi mettere in regola pagando gli ultimi 2 anni diversamente. Quindi in sostanza chi si vuole mettere in regola oggi non ha un condono rispetto a prima perché i Questo debiti volevo gli capire. rimangono tutti, però può pagarli mantenendo in piedi un'attività, altrimenti il sistema del DURC prevede che tu proprio non puoi più lavorare, Ecco, quindi non viene condonato non viene niente. condannato nulla. Primo elemento è questo. Il secondo, che prevedendo 2 anni vuol dire che ogni anno devi essere in regola perché se no se vai fuori poi vai a finire nella situazione sanzionatoria. Oltretutto vengono introdotte alcune sanzioni, credo assolutamente necessarie per garantire giustizia sui mercati, che arrivano fino alla confisca in caso di non possesso di titolo Che prima non perché era non prevista. era prevista, perché noi comunque abbiamo delle situazioni dove c'è gente che dell'abusivismo ha fatto la Una propria professione. professione, che continuano a prendere decine di migliaia di euro di multe, intanto quelli, come posso dire, non gliene frega niente e non gli succede niente. Quindi poi alla fine della fiera il DURC viene fatto pagare solo a quelli che sono, tra virgolette, per il 90%, 99% regolari, ma a quello che è completamente fuori gli viene fatto fare tutto come prima. Quindi si crea anche una discriminazione molto forte. Noi lo vediamo ad esempio su Genova, dove da una parte il comune vorrebbe applicare il DURC e dall'altra parte però legittima il mercatino di Via Quadrio, che sostanzialmente è vendita comunque su area pubblica di una lista di persone che comunque hanno dichiarato sostanzialmente di non pagare nulla per quell'area. Quindi da questo punto di vista mi sembra una discriminazione tra gli operatori che non sia gestibile. Oltretutto usciamo da una crisi, usciamo da una situazione degli ultimi 2 anni dove il DURC non c'era, cosa che a noi ci ha messo in una situazione di oggettiva difficoltà perché ha portato in Liguria tutta la gente che dalle altre parti non poteva mettere i banchi, e quindi noi adesso dobbiamo andare a scremare quelli che devono all'erario magari 600-500 euro, hanno sbagliato i conti sulla previdenza, c'è gente che gli manca 5-10 euro e non possono avere il DURC, da quelli che magari hanno 200-300 mila euro di debiti nei Tra confronti l'altro dell'erario. nel DURC in realtà sono comprese le multe prese personalmente in macchina, il divieto di Assolutamente, sosta, ha senso questo? assolutamente. Infatti l'altro problema che ha il DURC è che quando viene trasformato da Equitalia poi in un provvedimento che puoi sì anche andare a rateizzare, ma ti viene vista tutta la posizione, quindi tu
non puoi aprire la tua attività, magari sei in regola con la tua attività, ti sei messo in regola, ma non so, hai delle altre pendenze con le amministrazioni, non hai pagato la multa, RAI, non puoi hai pagato la RAI, hai degli altri tipi di problemi sulla tua posizione personale e non ti viene concesso di riaprire, col risultato che non riuscirai mai a pagare quei debiti perché non avrai un lavoro e che andrai sulle spalle degli altri perché poi, come posso dire, comunque devi vivere, quindi o vai a rinforzare la malavita oppure vai nei servizi sociali. E questa mi sembra una visione assolutamente miope. Quindi pensate di modificarla questa cosa? No, noi la modifichiamo, abbiamo già fatto la legge, verrà discussa in questi giorni in commissione, pensiamo di portarla entro il 15 di dicembre, una legge che ricalca sostanzialmente la situazione che c'è da tempo in Regione Lombardia, che è guardata con attenzione dalle altre regioni, che vuol dire anche che chi viene in questa regione sui mercati deve intanto prima sottostare alle regole che si dà questa regione, quindi non basta che uno abbia il DURC rilasciato magari in Toscana e venire qua a fare concorrenza ad altri, ma deve venire qua e rispettare le leggi che ci sono qua, piuttosto che quello che è avvenuto negli ultimi 2 anni, dove praticamente abbiamo accolto tutti con il risultato solo di aver indebolito la nostra categoria degli ambulanti, che oggi è a un livello assolutamente di marginalità. È vero che i dati sono così alti della gente che non riesce più a pagare, mettersi in regola col DURC, perché oggettivamente i mercati sono diventati sempre meno attrattivi e sono diventati, come posso dire, sempre più marginali perché non sono stati aiutati a essere riqualificati. Quindi voi al di là dei provvedimenti che possono prendere i comuni, avete idea di un qualche bando per poter migliorare ad esempio l'esposizione ai banchi, queste cose? Assolutamente. Allora, la prima fase sui mercati, ora parliamo degli ambulanti, poi anche sui mercati coperti, secondo me deve essere fatta scremando intanto da chi appunto ha fatto dell'abusivismo e del non pagare le tasse di fatto un valore competitivo nei confronti e sbagliato nei confronti dei suoi concorrenti, e chi invece oggettivamente è in una situazione di difficoltà. Quando avremo, diciamo, scremato questa situazione e avremo un report sulla base dei comuni, inizieremo a investire anche con bandi per migliorare le strutture e la qualificazione dei mercati al fine di migliorarne, dare come posso dire, un livello di qualità assolutamente superiore. Però per far questo dobbiamo intanto avere una norma che siamo sicuri di reggere, mentre ad esempio il DURC non è stato così in passato e probabilmente non sarà neanche in futuro, a meno che non ci sia tutta questa ripresa economica che dice il governo, ma che io ancora non vedo, e che quindi non mi vorrei trovare tra 6 mesi a che il governo mi risospende il DURC sulla Liguria, perché sennò chiudiamo tutti i mercati, con la situazione anarchica di prima. Quindi noi ci diamo delle regole poche ma chiare, cerchiamo di semplificare la vita agli operatori e di farli lavorare, di farli pagare i loro debiti. Dopodiché chi si mette in regola verrà premiato e in futuro verrà, come posso dire, aiutato, come così chi è in regola già adesso. Chi invece continuerà a utilizzare altri sistemi verrà in qualche modo non solo sanzionato amministrativamente, ma anche con il sequestro delle attrezzature, delle cose, non gli sarà consentito di... Certo che su questo ci vuole la collaborazione dei comuni, però io dico che in questo paese bisogna che le istituzioni inizino anche a far valere i propri diritti, perché non si può abdicare come comune o come regione la funzione pubblica a nessuno. Quindi su questo è chiaro che la polizia municipale deve essere mobilitata non solo per le multe, ma ai divieti di sosta, ma deve essere fatta anche per garantire il rispetto delle regole in materia di commercio, per tutelare chi è in regola, e questo deve valere in generale per qualsiasi cosa. Quindi il messaggio che noi vogliamo con questo provvedimento è di dare un provvedimento di un percorso di legalità dove sono coinvolte tutte le parti, dalle associazioni di categoria ai comuni alla regione, e credo che su questo si possa costruire la base poi per la vera riqualificazione dei mercati, perché anche se lascio il DURC ma poi di fatto non lo vado a chiedere e mi trovo in delle zone degli abusivi che vendono borse contraffatte vicino a chi paga la propria licenza, non è un modo gestibile. A quel punto lì veramente diciamo agli operatori che è meglio non pagare niente tutti e non paga più nessuno. Io non faccio un virtuosismo generale, nonostante che sia nelle istituzioni, per dire che uno deve avere sempre il buon senso. Il buon senso deve avercelo sotto il cittadino, deve iniziare ad avercelo anche le istituzioni, perché sennò se non siamo in quella situazione lì, vuol dire che noi perderemo sempre di più
il controllo del nostro territorio e lasceremo sempre di più a chi è più furbo, a chi è più scaltro, riuscire a fare quello che vuole. Magari chi rispetta le regole, come oggi, arriverà sempre per ultimo. Quindi questo noi lo vogliamo evitare, vogliamo fare un percorso che traghetti la maggioranza delle persone a una condizione di legalità e di rispetto delle regole, perché deve essere visto come un valore a prescindere rispetto a una società che noi abbiamo una visione, come posso dire, un po' diversa forse da altri soggetti pubblici che credono che la tolleranza a prescindere sia un valore. Secondo me il rispetto degli altri è un valore superiore alla tolleranza a prescindere.